Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il giovedì prima di luglio del 2021. Noi siamo qui per leggere la parola del Signore come tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno, sempre leggendo la parola del Signore insieme. Noi oggi continueremo la lettura del libro di Prima Samuele. Ieri abbiamo visto la grande vittoria che Dio ha dato al suo popolo quando diede il gigante Golia nelle mani di Davide. Davide che lo sconfisse, ma ancora c'è tanto che dobbiamo vedere, leggere e conoscere attraverso la parola del Signore. Durante questa puntata noi leggeremo due capitoli della parola di Dio, leggeremo il capitolo 18 e il capitolo 19, quindi giovedì, il primo di luglio, leggendo la parola insieme. Prima Samuele capitolo 18, parola di Dio. Appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, Jonathan si sentì nell'animo legato a Davide e Jonathan l'amò come l'anima sua. Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e non permise più che egli ritornasse a casa di suo padre. Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria. Perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide. E così fece delle sue vesti fino alla sua spada, al suo arco e alla sua cintura. Davide andava e riusciva bene dovunque Saul lo mandava. Saul lo mise a capo della gente di guerra ed egli era gradito a tutto il popolo, anche ai servitori di Saul. All'arrivo dell'esercito, quando Davide ritornava dopo aver ucciso il Filisteo, le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro al re Saul, cantando e danzando al suono dei timpani e dei triangoli e alzando grida di gioia. Le donne danzando si rispondevano a vicenda e dicevano: Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi 10.000. Saul ne fu molto irritato. Quelle parole gli dispiacquero e disse: «Ne danno 10.000 a Davide e a me non ne danno che 1.000. Non gli manca altro che il regno». E Saul da quel giorno in poi guardò Davide di mal'occhio. Il giorno dopo un cattivo spirito permesso da Dio si impossessò di Saul che era come fuori di sé in mezzo alla casa, mentre Davide suonava l'arpa come faceva tutti i giorni. Saul aveva in mano la sua lancia e la scagliò dicendo: inchioderò Davide al muro, ma Davide schivò il colpo per due volte. Saul aveva paura di Davide perché il Signore era con lui e si era ritirato da Saul. Perciò Saul lo allontanò da sé e lo fece capitano di 1.000 uomini ed egli andava e veniva alla testa del popolo. Davide riusciva bene in tutte le sue imprese e il Signore era con lui. Quando Saul vide che egli riusciva molto bene, cominciò ad aver paura di lui. Ma tutto Israele e Giuda amavano Davide perché andava e veniva alla loro testa. Saul disse a Davide: ecco, Merab, la mia figlia maggiore, io te la darò in moglie, solo sii per me un guerriero valente e combatti le battaglie del Signore. Or, Saul diceva tra sé: così non sarà la mia mano a colpirlo, ma la mano dei Filistei. Ma Davide rispose a Saul: chi sono io? E che cos'è la mia vita? E che cos'è la mia famiglia, la famiglia di mio padre in Israele, perché io diventi genero del re? Ma quando giunse il momento di dare Merab, figlia di Saul, a Davide fu invece data in sposa Adriel, il meolatita. Però Mical, figlia di Saul, amava Davide e lo riferirono a Saul e la cosa gli piacque. Saul disse: gliela darò perché sia per lui una trappola ed egli cada sotto la mano dei Filistei. Saul dunque disse a Davide: oggi per la seconda volta tu puoi diventare mio genero. Poi Saul diede quest'ordine ai suoi servitori: parlate in confidenza a Davide e ditegli: ecco, tu sei gradito al re e tutti i suoi servitori ti amano, diventa dunque genero del re.
I servitori di Saul sussurrarono queste parole all'orecchio di Davide, ma Davide replicò: «Sembra a voi cosa semplice diventare genero del re? Io sono povero e di umile condizione». I servi riferirono a Saul. Davide ha risposto così e così. Saul disse: «Dite così a Davide: il re non domanda dote, ma domanda 100 prepuzzi dei Filistei per vendicarsi dei suoi nemici». Saul aveva in animo di far cadere Davide nelle mani dei Filistei. I servitori dunque riferirono quelle parole a Davide ed egli fu d'accordo di diventare genero del re in questa maniera e prima del termine fissato. Davide si alzò, partì con la sua gente, uccise 200 uomini dei Filistei, portò i loro prepuzzi e ne consegnò il numero preciso al re per diventare suo genero. E Saul gli diede in moglie Michal, sua figlia. Saul vide e riconobbe che il Signore era con Davide e Michal, figlia di Saul, l'amava. Saul continuò più che mai a temere Davide e gli fu sempre nemico. Or, i principi dei Filistei uscivano a combattere, e ogni volta che uscivano, Davide riusciva meglio di tutti i servitori di Saul, così che il suo nome divenne molto famoso. 1 Samuele, capitolo 19. Saul confidò a Jonathan, suo figlio, e a tutti i suoi servitori che voleva uccidere Davide. Ma Jonathan, figlio di Saul, che voleva un gran bene a Davide, informò Davide della cosa e gli disse: «Saul, mio padre, cerca di ucciderti. Quindi ti prego, stai in guardia domani mattina. Tieniti in un luogo segreto e nasconditi. Io uscirò e mi terrò al fianco di mio padre. Nel campo dove tu sarai, parlerò di te a mio padre, vedrò come vanno le cose, te lo farò sapere». Jonathan dunque parlò a Saul, suo padre, in favore di Davide e gli disse: «Non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, poiché egli non ha peccato contro di te. Anzi, il suo servizio ti è stato di grande utilità. Egli ha rischiato la propria vita, ha ucciso il Filisteo e il Signore ha operato una gran liberazione in favore di tutto Israele. Tu l'hai visto e te ne sei rallegrato. Perché dunque peccare contro il sangue innocente, uccidendo Davide senza ragione?» Saul diede ascolto alla voce di Jonathan e fece questo giuramento: «Come è vero che il Signore vive, egli non sarà ucciso». Allora Jonathan chiamò Davide e gli riferì tutto questo. Poi Jonathan ricondusse Davide da Saul. Egli rimase al suo servizio come prima. Ricominciò di nuovo la guerra e Davide uscì a combattere contro i Filistei. Inflisse loro una grave sconfitta e quelli fuggirono davanti a lui. Allora uno spirito cattivo permesso dal Signore si impossessò di Saul. Egli sedeva in casa sua tenendo in mano una lancia, mentre Davide suonava l'arpa. Allora Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la lancia, ma Davide schivò il colpo e la lancia andò a conficcarsi nel muro. Davide fuggì e si mise in salvo in quella stessa notte. Saul inviò degli uomini a casa di Davide per tenerlo d'occhio e ucciderlo la mattina, ma Michal, moglie di Davide, lo informò della cosa dicendo: «Se in questa stessa notte non ti metti in salvo, domani sei morto». Michal calò Davide da una finestra ed egli se ne andò, fuggì e si mise in salvo. Poi Michal prese l'idolo domestico e lo pose nel letto, gli mise in capo un cappuccio di pelo di capra e lo coprì con un mantello. Quando Saul inviò degli uomini a prendere Davide, lei disse: «È malato». Allora Saul inviò di nuovo i suoi uomini perché vedessero Davide e disse loro: «Portatemelo nel letto perché possa ucciderlo». Quando giunsero quegli uomini, ecco che nel letto c'era l'idolo domestico con in testa un cappuccio di pelo di capra. Saul disse a Michal: «Perché mi hai ingannato così e hai dato mio nemico la possibilità di fuggire?» Michal rispose: «È lui che mi ha detto: lasciami andare, altrimenti ti ammazzo». Davide dunque fuggì, si mise in salvo, andò da Samuele a Rama e gli raccontò tutto quello che Saul gli aveva fatto.
Poi egli e Samuele andarono a stare a Naiot. Questo fu riferito a Saul dicendo, ecco, Davide è a Naiot, presso Rama. Saul inviò i suoi uomini a prendere Davide, ma quando questi videro profetizzare i profeti riuniti sotto la presidenza di Samuele, lo Spirito di Dio investì gli inviati di Saul che si misero anche loro a profetizzare. Ne informarono Saul che inviò altri uomini, i quali pure si misero a profetizzare. Saulo ne mandò ancora per la terza volta, ma anche questi si misero a profetizzare. Allora si recò egli stesso a Rama, giunto alla grande cisterna che è a Secu. Chiese, dove sono Samuele e Davide? Gli fu risposto, a Naiot presso Rama. Egli andò dunque là, a Naiot presso Rama, lo Spirito di Dio investì anche lui ed egli continuò il suo viaggio, profetizzando finché giunse a Naiot presso Rama. Anche lui si spogliò delle sue vesti, anche lui profetizzò in presenza di Samuele e rimase steso a terra, nudo tutto quel giorno e tutta quella notte. Da lì viene detto, Saulo è anche lui tra i profeti. Parola del Signore. Ci sono avvenimenti che a volte sono anche un po' più complessi, non da comprendere, ma noi studieremo sempre di più la parola di Dio, meditando, comprendendo quello che il Signore vuole dire alla nostra vita. Purtroppo Saul si era allontanato dal Signore. Noi non ci vogliamo allontanare da Dio, ma vogliamo perseverare nella via del Signore. Io ringrazio il Signore per questa puntata, ti do un fortissimo abbraccio e spero che anche domani, venerdì, noi possiamo leggere di nuovo la parola di Dio insieme. Un forte abbraccio in Cristo Gesù. Dio ti benedica.